deve andare via, deve andare via. È quello che chiederemo al Ministero, perché è un danno per la città e non solo per la città. Diretta come sempre il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, così si rivolge al soprintendente per i beni architettonici di Ancona, Stefano Gizzi, durante la trasmissione del mattino Buongiorno Marche. Via Gizzi, dopo la polemica sui tavolini davanti alla Fontana del Calamo e l'ultima su una presunta rivalità con Iesi. Poi le battute ultime su Ancona, Iesi, eccetera, sono i veleni, come bambini dispettosi, quando non ce l'hanno vinta, fanno i dispettucci. Pensa in questo modo di... Noi con la città di Iesi stiamo costruendo un rapporto serio di collaborazione per superare quello che Marasca ha chiamato il municipalismo medievale, duecentesco. Ecco, Gizzi stia pur sereno, che noi con Iesi continueremo a lavorare nonostante le sue stupide battute su possibili rivalità. Poi la questione Salesi, trasferimento e nuovo ospedale, il sindaco non fa sconti a nessuno. Che non solo spacca, ma l'assessore Mezzolani, l'assessore Marcolini, presidente della commissione sanità Gianluca Busilacchi, hanno in realtà fatto tutta sta manfrina per, come dire, scavallare le elezioni, in modo che poi si vedrà. Del progetto definitivo non c'erano i soldi, non c'era il progetto che c'era prevedeva di essere realizzato sopra un'area dove adesso ci sono altre cose. La cosa più intollerabile è stata la presa in giro. E la dichiarazione di appoggio ufficiale a Luca Ceriscioli alle primarie del centrosinistra per le regionali. In regione bisogna cambiare le teste e anche gli uomini e le donne, perché così non funziona. Silenzio il presidente Spacca è stato assordante, ma non sono stati da meno Mezzolani, Marcolini, che adesso si presenta alle primarie del PD e gliele ricorderò queste cose. Io sostengo apertamente e con forza la candidatura alle primarie di Ceriscioli proprio per questo motivo. Il nuovo stadio, non tiriamo fuori soldi ma siamo pronti a fare le varianti. Ecco come il sindaco si rivolge al patron dell'Ancona, Marinelli. Avere più a che fare con questa amministrazione. Ma guardi, Marinelli e l'Ancona Calcio, auguri, se Marinelli e l'Ancona Calcio vogliono costruire il nuovo stadio, noi siamo felicissimi, d'accordissimo. Ci dicano dove lo vogliono fare, se c'è bisogno della variante urbanistica la facciamo. Quindi, per carità, il problema è che Marinelli e l'Ancona Calcio è un anno che ci fanno ogni mese una proposta diversa.